Salve, ben ritrovati. Oggi recensirò un altro film culto degli anni 80, ovvero Predator. Via! La storia di Predator è abbastanza semplice, comunque molti ormai la conosceranno. Parla di questo gruppo di corpi dei reparti speciali, insomma, americani, di cui fa parte il maggiore Dutch, interpretato da Arnold Schwarzenegger, che si inoltra in questa giungla del centro Sud America, insomma, la località che viene menzionata nel film è una località, una nazione fittizia, che si chiama Valverde, e quindi la missione consiste di andare a recuperare un ministro che era in volo in quella zona, il suo velivolo è stato abbattuto, quindi si tratta di andare lì, sottrarlo dalle grinfie dei ribelli locali e quindi portarlo in salvo. A coordinare le operazioni ci sta un agente della CIA che è un ex compagno di Dutch, un ex militare interpretato da Carl Weathers. La missione inizia quando il gruppo, quindi, viene lasciato dagli elicotteri in mezzo alla giungla. In breve si comincia a capire che c'è qualcosa di strano, perché viene ritrovato un altro elicottero appartenente a un'altra squadra, un altro comando di militari che lo stesso Dutch riconosce da una medaglietta. Vengono ritrovati una parte orribilmente trucidati, appesi e scoiati vivi a testa in giù, quindi si capisce che c'è qualcosa che non va. Una volta arrivati all'accampamento dei ribelli si scopre che in realtà non c'è alcun ostaggio e che il maggiore George Dillon, interpretato appunto da Carl Weathers, ora membro attivo della CIA, insomma, li ha usati per arrivare ad ottenere, insomma, ad avere delle informazioni, dei documenti presenti in questo campo di ribelli locali, insomma. E da qua in poi, insomma, visto che sono impossibilitati ad essere subito recuperati, devono spostarsi, inoltrarsi ancora, spostarsi nella giungla, e scoprono che c'è un essere misterioso che sta dando la caccia proprio a loro, e uno a uno, insomma, li farà fuori fino allo scontro finale tra il maggiore Dutch e l'alieno, ovvero il Predator. Questa fondamentalmente è la trama del film, che sfido chiunque a non conoscere, quindi non entrerò più nel dettaglio, perché tutti, penso, abbiano visto questo film. Dovrebbe essere il secondo film della filmografia del regista John McTiernan e il primo film girato per Hollywood e che ha avuto un certo successo. Diciamo che la storia ha un qualcosa di già visto, si può parlare di specie di alien nella giungla, anche se in realtà l'alieno presente in questo film è totalmente diverso dall'alien dell'altra saga cinematografica. Già col sequel di Predator, insomma, verrà accennato al fatto che quasi per gioco l'universo di Predator e degli alien è lo stesso, quindi più in là i due franchise si uniranno, daranno vita a Alien versus Predator con corrispettivo seguito, e insomma i due famosi, gli alieni più famosi della storia del cinema, insomma, si scontreranno un po', snaturando anche la natura di uno e dell'altro personaggio
alieno della cinematografia della fantascienza. Tornando al primo film Predator, dicevo è la seconda regia di John McTiernan. Qua si capisce subito che abbiamo di fronte a un regista che sa quello che vuole. Diciamo che ho notato rivedendolo ieri che questo film ci sono anche poche e McTiernan riesce a girare una cosa omogenea ma allo stesso tempo un po' diversa, nel senso che ci sono pochissime inquadrature che si ripetono in tutto il film. Usa sia la camera a mano, la Steadicam, anche inquadrature fisse, movimenti più o meno elaborati del carrello, tutto per ottenere quello che vediamo davanti allo schermo. Registicamente quindi è un film molto buono. Ci sono due piccole pecche, nel senso che mi stride un po' le scene d'azione che si svolgono all'inizio del film nel campo dei ribelli. Le scene d'azione sono state in parte girate dal regista della seconda unità, che è lo stesso che girava le scene, appunto, nelle scene d'azione nei telefilm dell'A-Team. Lo si nota perché abbiamo le stesse inquadrature. Praticamente con la telecamera posizionata sempre in basso e magari al rovescio, abbiamo queste esplosioni con questi stuntmen che saltano, fanno le capriole sopra la macchina da presa stessa. Insomma, si capisce che quelle scene lì sono state girate dal regista della seconda unità, coordinatore degli stuntmen. Però ci sono altre scene che poi, girate dallo stesso McTiernan, che si inglobano meglio alla totalità del film, insomma. McTiernan stesso nel commento del DVD spiegherà questa cosa che, insomma, all'inizio non gli facevano girare le scene d'azione, poi pian piano è riuscito, insomma, a girare anche lui alcune scene e si vede, insomma, che tutto quello che vediamo che è più uniforme al resto del film le ha girate lui, mentre quelle sembrano proprio provenire direttamente da un episodio del telefilm A-Team sono state girate da quell'altro tizio che ha un nome un po' impronunciabile e quindi non mi azzardo a pronunciarlo. Un'altra cosa, c'è una leggera sbavatura a un certo punto quando Dutch si costruisce da solo un arco con delle frecce, con dell'esplosivo pure. A un certo punto tira una freccia verso il predatore, si vede che questa cade quasi a peso morto a mezzo metro davanti a lui. Quindi spero per McTiernan che sia stata girata da un regista della seconda unità, perché e, diciamo, è una sbavatura che nel complesso del film è come un pugno in un occhio. C'è da dire invece che, sempre riguardo alla regia, la scelta di mostrare l'alieno non prima di metà film, insomma, vediamo se assistiamo a questa strana visione tipo infrarossi e capiamo che appartiene all'alieno che sta appunto studiando i militari che poi lui dovrà cacciare. Non so se all'inizio è una scelta voluta o meno, perché anche qua avevano dei problemi col costume, un po' come accadde per Spielberg con lo squalo che dovete girare in soggettiva certe scene perché lo squalo meccanico continuava a non funzionare, lui doveva andare avanti con le riprese. Penso che qua sia accaduta una cosa più o meno simile. Infatti poi quando arrivò sul set il primo costume, la prima versione dell'alieno, John McTiernan si ricorda che fu una totale delusione, tanto che sospesero le riprese, contattarono su idea di Schwarzenegger Stan Winston e venne fuori poi quel design del Predator che tutti conosciamo. Altra piccola curiosità, lo stesso Stan Winston
disse che l'aspetto tipo granchio con le fauci che si spalancavano davanti del Predator lo rubò a un suggerimento di James Cameron. Lui si trovava con James Cameron mentre stava appunto riflettendo a che fattezze dare a questo alieno, e fu James Cameron, insomma, che lo indirizzò: mi piacerebbe vedere un alieno con due grandi fauci davanti, e via dicendo. Quindi Stan Winston furbescamente si segnò gli appunti e poi creò appunto il Predator. Quindi sappiate che l'aspetto del Predator è indirettamente merito anche di James Cameron. Chiusa parentesi, quindi abbiamo tutta la prima parte del film in cui non vediamo il Predator, poi ci viene svelato un po' alla volta, capiamo che lui si mimetizza, quindi vediamo solo alcuni dettagli, fin quando compare in sua interezza, quando deve affrontare faccia a faccia Schwarzenegger, ovvero il maggiore Dutch, e quindi poi si lega, quindi poi si toglie perfino la visiera, il casco protettivo, e vediamo insomma questa specie di, in italiano, mostro orrendo, che nella versione italiana lui chiama mostro orrendo, che è una forma, insomma, che ricorda un granchiaccio, ma non è proprio così, insomma, questo alieno che diventerà poi ben distinguibile e riconoscibile assieme a Alien. Quindi la regia di McTiernan è molto buona. Sarà questo film che poi lo porterà a girare il Die Hard quasi immediatamente dopo, e quindi gli lancerà la carriera. Come ho già detto in un altro video, John McTiernan è stato il miglior regista action a cavallo dagli anni 80 agli anni 90. Gli interpreti, ovviamente, abbiamo Arnold Schwarzenegger, che tutto sommato, sto parlando sempre in versione originale, qua non sfigura più di tanto. Ha poche battute, anche se alcune poi sono diventate un po' memorabili, almeno riguardo alla versione originale. Comunque ha delle battute ridotte all'osso, non so se sia casuale la cosa, e funziona per questo. In realtà è un film un po' più corale, Schwarzenegger viene fuori verso la fine, ma se ci si fa caso, durante la pellicola tutti i dialoghi con gli spiegoni e via dicendo li dicono gli altri personaggi, e non lui. Lui si limita a fare qualche commento, qualche battuta, insomma, che gli riesce pure a far sorridere, nonostante il suo marcato accento tedesco. E quindi questo film, secondo me, se la cava molto bene, sorprendentemente. Abbiamo, insomma, gli fa un po' da contraltare Carl Weathers, l'ex maggiore che lavora adesso a servizio della CIA. Insomma, che gli tiene anche fisicamente testa, e poi abbiamo tutta una serie di attori caratteristici, Jesse Ventura, ex lottatore wrestling, che diventerà anche governatore del Minnesota, mi sembra, Shane Black, che è quello delle barzellette sconcio e che verrà ucciso per primo dal Predator, e che poi era stato scelto perché lui è anche uno sceneggiatore, è anche regista, e venne scelto, portato lì, gli venne affidata quella parte appunto perché eventualmente si voleva rimaneggiare la sceneggiatura, che all'inizio non convinceva, ma poi si finì per girare proprio quella originale scritta. E Shane Black, a quanto pare, è stato poi, visto il successo della regia di Iron Man 3, gli è stato affidato il progetto di sviluppare un altro sequel, reboot, insomma, di Predator, pare con lo stesso Schwarzenegger. Quindi le premesse per un altro buon film su Predator ci sono tutte a questo punto. Abbiamo poi Elpidia Carrillo, che interpreta l'unica donna presente nel cast,
che è una delle ribelle che il gruppo si trascina dietro, insomma, magari per avere da lei ancora alcune informazioni, e che poi è l'unica, che è la prima che vede le fattezze, insomma, le fattezze, sa che cosa, la prima che nota, insomma, l'alieno, e quindi ne rimane scioccata, ed è lei che poi alla fine, insomma, convincerà l'elicottero di soccorso a tornare indietro e a andare in soccorso anche dello stesso Schwarzenegger, maggiore Dutch. Come dicevo, tutto sommato il cast è molto eterogeneo, nel senso che i personaggi sono credibili e allo stesso tempo ben ca caratterizzati, e è impossibile confondersi un personaggio con l'altro. Quindi, sotto questo punto di vista, è un'ottima scelta anche riguardo al cast. Sono tutti bravi, de degli apprezzati caratteristi, e tutti anche fisicamente prestanti, e quindi è davvero un altro punto a favore di questa pellicola. Altra menzione per le musiche di Alan Silvestri, che assieme a James Horner è un altro dei miei compositori preferiti. Diciamo che qua Alan Silvestri, meno in quegli anni, c'era uno stile proprio come per Aliens, la colonna sonora di Aliens composta da Horner, molto militareggiante, come dico di solito, non so come spiegarmi altrimenti, insomma, ricorda delle marce militari, insomma, più qua ci mette, inserisce qua là qualche tamburo per ricordare allo spettatore che si trova in mezzo alla giungla. Quindi secondo me anche questa, al pari di quella G James Horner per Aliens, è una musica strepitosa, una colonna sonora altrettanto strepitosa per Predator. Altre considerazioni. Personalmente, e non solo io, ritengo questo film ovviamente un cult degli anni 80, lo ritengo un po' inferiore a Aliens, che è uscito più o meno nello stesso periodo. Lo ritengo appunto un po' inferiore rispetto all'altro film, non è del tutto riuscito, come dicevo, ci sono ingenuità di sceneggiatura, ma comunque subito dopo Aliens, nel genere action, horror e fantascienza, ci metto Predator, perché mi piace sempre rivederlo almeno una volta l'anno, anche questo film. Quindi un successo meritato per John McTiernan e anche per i due sceneggiatori. Un'altra menzione riguardo al cast è quella per Kevin Peter Hall, che interpreterà il Predator in questo e nell'altro capitolo, che era un uomo di colore molto alto, su 2,10 m mi sembra, e che nonostante la stazza, era comunque piuttosto agile, come si nota, insomma, nello scontro finale tra lui e Schwarzenegger, che poi aveva un fisico talmente prestante e alto e grosso da far apparire uno come Schwarzenegger, che se non era sul 1,86 m, 1,87 m addirittura, e ex culturista di professione, lo fa sembrare quasi un nanetto. Quindi ottima scelta anche per riguardo a questo attore. Una leggenda metropolitana, dubito che sia vera, dice che in origine il ruolo del Predator dovesse essere interpretato già da Jean-Claude Van Damme, appunto per dargli un qualcosa di agile,
dargli un aspetto agile, insomma, questo alieno. Poi fortunatamente il primo co costume ideato faceva letteralmente ridere, quindi si è optato appunto per ripartire da capo anche col costume, come ho detto. Quindi comunque dubito che sia vera la cosa che questa diceria che sostiene che Jean-Claude Van Damme dovesse interpretare inizialmente il Predator. Concludendo, si può considerare un ottimo film action fantascienza horror. Tutti quelli della mia generazione nati negli anni 70 lo considerano, come ho già detto, un film cult di quegli anni. E devo dire che, nonostante gli effetti speciali pre-digitali e anche piuttosto naif, non è invecchiato come altri film di quegli anni, anche se di fantascienza. Quindi è sempre un piacere rivedere e riscoprire questo piccolo gioiellino degli anni 80. Quindi anche per oggi è tutto riguardo a Predator, quindi grandissimo film, divertente, ben girato. Se potete, quando passa in TV, dateci un'occhiata. Anche per oggi è tutto. Arrivederci, alla prossima. You're one ugly motherfucker.